raccontare la malnutrizione attraverso 10 oggetti simbolo per far scoprire così allo spettatore storie legate a questo problema ancora oggi così diffuso in tante zone dell'Africa e l'impegno per contrastarlo. E io sono in partenza a breve, brevissimo, per Songambele in Tanzania. Songambele è una realtà molto rurale, c'è un ospedale che accoglie un bacino di utenza enorme e io andrò lì come medico in formazione, quindi finirò la mia specializzazione in Africa per 6 mesi. Io sono di Arezzo e incredibilmente sono stata destinata proprio a questa destinazione dove lavora anche un'altra associazione di Arezzo che è la Tecla. Questo progetto si focalizza prevalentemente su ambiti quali la malnutrizione, l'HIV e la tubercolosi, che sono le patologie più importanti presenti in queste realtà. Non solo cibo, 10 oggetti contro la malnutrizione è stato il titolo della serata per presentare il lavoro di medici con l'Africa Quam, associazione da quasi 70 anni impegnata nella lotta alla malnutrizione in Africa. Ad ospitare la serata, la Fraternità dei Laici. Quando si entra nel Palazzo di Fraternità, alzate la testa e vedrete che c'è una Madonna con un manto, è la Misericordia, un'opera del Rossellino importantissima, 1435. Quindi tutte le persone che sono qua all'interno della terra di Arezzo sono ospitate e sono protette dalla Misericordia. E questo palazzo vuole rappresentare questi ideali. E così oggi abbiamo accolto questa iniziativa dell'Associazione Tecla, abbiamo accolto Don Dante Carraro, vogliamo aprirci sempre di più al mondo.